io non c'è fuori distanza di solo, non c'è fuori oggi. Però è carino. Tipo la capita di essere un po' la storia, le cose. Come è nato? Sì, ho fatto l'intervista una cosa viva. Fuori uno, nasce da riuso. Una università e l'altra.
La mia lingua madre è il silenzio. Vi distribuisco questi fogli con eventualmente anche delle penne o qualcosa per scrivere per chi non ce l'avesse, per invitarvi durante l'ascolto dei testi che andremo a leggere io e Andrea a scrivere le suggestioni che queste poesie vi trasmettono, un verso, una parola, un vostro pensiero. Alla fine passeremo a raccogliere questi fogli che comporranno insieme ai nostri testi il libro d'artista che le due artiste qua fuori stanno iniziando ad approntare. Questo posticino è molto carino, è un teatrino, le cose fatte in miniatura sono particolari, a me piacciono. Qualcuno fuma perché non è ancora abitato, uscite di sicurezza, tutto a norma, semplicemente il film è stratosfericamente lungo, è bello. Ogni tanto arriva l'odore della neve e qualcuno si sistema la giacca. Qualcuno sorride con un dente d'argento. Il film parla di una primavera sconfinata e qualche sussurro è arrivato fino in centro. Qualche volta ripensa qualcuno che non ho più rivisto e lo immagino là dentro, che si stira per stare più comodo, si toglie le scarpe, sulla pelle ha lo stesso profumo, nemmeno un capello fuori posto, la barba fatta da poche ore. Bene. Ogni tanto mi vengono in mente donne strane, allora le faccio entrare, poi loro si manifestano così. Olga ha le dita così sottili che le usa per farmi l'agricoltura. Sembrano vibriste di gatto, sanno cogliere ogni tensione sul mio volto, accarezzano ogni piccola ruga. Olga suona un pianoforte con tasti sottili, sembrano dita così grandi, sono piene d'affetto. Il mio cuore è un nido di rami secchi, vieni a nutrirmi tu, con piccoli voli nudi, dei trucchi. Ci sono aliti che puzzano di morte, non c'entro nulla con tutto questo, sono carne per sbaglio. Ho bisogno di parole leggere, tra questi prefabbricati e la mia. È dolore sapere dove vogliono andare a parare le parole, capire tutto come un cane. Ci assomigliano troppo. Dopo questa botta d'allegria. La storia mi fiero però è come una storia di chitarra che emerge dai ricordi. Questa ragazza lavora in una bottega, fa cose in cartapesta, non giostre con cavallini ma pezzi di vie brutte, quelle che al mattino hanno i cerchi neri del falò della notte rimasti sull'asfalto come occhi presi a pugni, la cenere di un fuoco che ha scaldato qualche prostituta. Oppure capannoni abbandonati, uomini anonimi. Li modella sedute pensosi come il pensatore di Rubin. Ogni volta che passo davanti alla sua bottega, vedo i nuovi lavori esposti in una vetrina, piccoli predetti urbani. L'altro giorno sono passato e stavo vedendo un negozio. Una bellezza vergine, composta. Sono davvero belle le cose che fai, gli ho detto. A volte
Sento troppo cuore dentro il cuore. Devo farne uscire un po' ogni giorno per stare bene. Lo faccio per guarirmi. Una risposta così particolare mi aveva spiazzato. A volte è così. E tu sei brava a dare un'anima ai dei luoghi senza anima, gli ho detto. Dici? Sì. Quella strada che hai fatto l'altro giorno è una strada di merda. La conosco. Ma da quando l'hai fatta tu con la cartapesta è meno pesante. Una specie di malcomune mezza felicità. Una roba così. Lei si inchina per chiudere il lucchetto. Il vestito le stringe il culo. Gli viene qualche pensiero impuro. Ha una delicatezza così feroce. Penso che potrebbe tirare fuori da me qualsiasi cosa. Per un attimo penso che sia l'unica in grado di farlo. Tu invece che fai, mi dici? Mi chiede. Mi sto inaridendo. Potessi fare un modellino di me in cartapesta? E poi ci siamo avvicinati. E sono stato abbastanza vicino da sentirne l'odore, da percepire il suo sguardo che osservava i luoghi alla deriva dentro di me, facendosi un giro. Ho sentito l'eco dei suoi passi nudi in quei luoghi dove il corpo ha voglia di piangere, e le sue mani accarezzare l'uomo circondato dall'etero. Stanotte ti ho sognato. Fra le altre cose ti abbracciavo dopo aver litigato. E avevi anche un odore. Credo mi piacesse tanto. Mi hai chiesto. Fin dove vuoi arrivare? Sono già arrivata dove volevo, ora mi fermo. Testuali parole. Poi pensavo, dormendo, che mi sarebbe piaciuto averti come fratello, una parte di te in me e viceversa. Come dire che ti desideravo nella carne, dentro, ma forse in un'altra vita ero io tuo fratello. E sul ciglio del burrone che ci sei rimasto appeso da bambino, non c'era nessun cane ad abbaiare, ma c'ero io che ti salvavo. Che non ti lasciavo andare. Credo che ci assomigliavamo. I nostri corpi erano uguali, come quando si fa l'amore e si diventa d'argilla e ci si modella simili fin nel cuore. Ma no, no che non ti voglio, voglio solo me stessa. E mi sfugo e mi riprendo dalle mani di un altro, restituita, trasformata in un'offerta che finalmente mi accolgo. Avevi uno spazio tra le mie braccia, ma era in sogno. Stagione della vita. Si intitola Primavera Altra, dedicata al mio compleanno. Il giovane corpo robusto, folto, i capelli abitati da corvi dentro un nido di ricci. Quanto tempo è passato, mi chiedo, da quando eri un cucciolo magro, petulante, con parole gracili invece che mani irrequiete. Quelle che adesso tieni sui fianchi della tua sposa, giovinezza accecante che invidio, un bocciolo. Per la prima volta vedo il segno delle stagioni sul volto degli altri, mi accorgo di essere oltre gli anni di polpa rossa da mordere. Sono il frutto per terra, ora, e osservo i fiori crescere altrove. La mia primavera è una pallida offerta a un sole indifferente. Sono io adesso la donna che non vale la pena. Meno male, mi dico, da questa altezza non ho più le vertigini. Lascio a te e alla tua bella il vertice da cui all'improvviso, inevitabile, arriva la resa, la china dei giorni. Dopo è solo questione di ombre da imparare a memoria, da non avere paura di niente. A stare. Che sperpero questa quotidianità. Che sperpero questa quotidianità svuotata di tenerezze. Nudo sasso che ci rimbalza contro, sguardo d'orizzonte addomesticato, asciutto. Ed io, che costruivo geometrie golose di parole per rendere meno scialbo il battito meccanico della lingua contro i denti. Al modo dei bambini, provavo il gioco ripetuto, serio, di stringersi ancora e sempre, come se non ci fosse un seguito. Che sperpero, la morte bianca muta da un giorno all'altro identico di piccole lucciole di felicità, intermittenti, schiacciate al buio di un tempo così distratto che persino la banalità del niente avrebbe forse un sapore meno gretto. Una sulla gelosia. Si intitola Ora ti dico una cosa strana. Ora ti dico una cosa strana, una di quelle che poi mi dici che sono matta. Voglio baciare tutte le donne che hai amato, ma proprio tutte, per ritrovare sulle loro labbra l'orma delle tue. E voglio stringere tra le mie braccia tutte quelle che verranno, perché tu possa ritrovarmi quando cercherai altrove l'eco della mia pelle,
e le mie mani è la forma che il tuo corpo ha dato al mio, esatta. Voglio essere un uomo per possedere tutte le donne del mondo, che non ne resti nemmeno una che tu possa avere senza sentirmi che ho toccato quel corpo. Voglio essere un uomo e voglio farti l'amore e voglio farti la mia donna e voglio starti così dentro da non ritrovarmi più nel tuo corpo che è il mio. Voglio che nessuno ti sfiori, nessuno, nemmeno il vento. Vorrei leggerti un libro all'incontrario, per dare alle parole un senso diverso. Perché è successo un giorno, qualcosa è andato all'incontrario. C'è uno zero anche tra le lettere, la lettera muta, che si mette tra le parole, e poi va dentro le idee, diventa difficile pensare. Una lettera che annienta certe persone. Tu sai che è così, che siamo quelli pieni di zeri, e ci incantiamo una sola parola nell'altro infinito. Sfiori una spalla, tutti quegli organi interni non hanno più un nome. Vorrei dedicarti versi alti, ma non mi ispirano gli indicasillabi. Con il tuo corpo così vicino, questa nave di parole è una cozzaglia inutile, come le statue queste nelle piazze. Il tuo odore prende quello che definisco poesia e lo ridimensiona a livello di spaghetti. È così terrena la poesia, quando è così vicina muore dentro. Posso solo accarezzarti con le mani migliori che ho. C'è un viandante in me, ogni tanto passa davanti ai miei occhi, è assente le mie preoccupazioni. La sua compagnia è l'anima che ho scordato, come l'ombra di una casa. Non bisogna farsi sbranare dal passato, usalo solo se ti serve per una cartella clinica, una ricetta, ma poi lasciala andare la merda, lasciala andare la morte. Ci sono troppe cose che profumano. Abbandonati nei capelli delle donne, o tra le braccia di un uomo, o di un cane, o di un prato, o di un ben nulla. Fatta amica la città in cui vivi, non serve maledirla, è troppo immenso ciò che devi maledire. Non fartene carico, benedici te stesso, circondati di cose che non ti possono ferire, cresci. Svetta sempre di più, goditela, hai già vinto. Sei un albero mastoso, fatti ombra, ma evita il sole diretto. Riparati e fatti amore. Poi una battuta da qualche pescatore improvvisato e da una pista ciclabile ingoiata dall'erba, con il solo scopo di chiacchierare assieme. Con lo solo scopo di schiacciare assieme le palline d'aria di un foglio di blu. A volte il foglio era più grande, altre piccolo, e da questo dipendeva la durata dei nostri incontri. Senza proferire parola, solo scoppiettii. Ognuno schiacciava il lato opposto della pellicola, con piccole pause per osservare il passaggio di qualche canoa o nerone bianco tra le fronde dei pioppi. In quel momento osservavo il suo collo proteso verso il cielo e mi chiedevo, ma che cazzo sei? E poi riprendevamo con la stessa lentezza del fiume. Le nostre mani si avvicinavano fino all'ultima bolla, per sfiorarsi appena. Questo voleva dirti, alzarci e andare per due sentieri opposti. La cosa durava in media una mezz'oretta, ma doveva essere fatta bene. Temevo che se mi fossi dimenticato una bollicina, una scoppiata, non l'avrei più rivista. Conoscevo molto bene le sue mani, le sue unghie mai smaltate, ma per questo bellissimo. Come i suoi vestiti che ogni volta mettevano in risalto qualcosa di bello. Andammo avanti per mesi, ogni giorno, ogni giovedì pomeriggio, sfidando anche la pioggia e l'accento di neve. A Natale le regalai una scatola di fogli di Blueyball. Su uno di questi scrissi che potevamo continuare a fare quel gioco in un posto coperto e le diedi il mio indirizzo. Così continuammo a schiacciare il Blueyball a casa mia, senza dirci una parola, solo schiarimenti di voce e sbuffi. Ho occhiate più ampie verso di lei o lei verso di me. Un giorno mi colse la sprovvista, si era legata con il nastro adesivo una specie di pullover sull'avambraccio sinistro. Ed era impossibile scoppiare le bolle su una superficie morbida come la sua pelle. Finse di schiacciare invisibili sfere sulla sua mano. E lei fece lo stesso sulle mie nocche. Il nostro sguardo si incrociò più che le altre volte. Quello fu solo l'inizio di un immenso gioco di ricomposizione tattile. Erano caduti
dei semi di ninfea nelle bolle dei polli. Articola un piccolo bottone rosso. Se questa rabbia fosse tutta un piccolo bottone rosso, potessi prenderlo tra le dita, tirare forte, sentire il filo di cotone che scivola via come erba secca, potessi sostenere tutto nello sguardo, il vuoto che sprofonda fino al cuore dall'asola scoperta, e con le dita piano cercare un battito, uno solamente, sentire che la fine si allenta come una camicia aperta cade a terra, e di colpo io non ho più freddo. Potessi cadere a terra anch'io, erba, cotone, filo stretto, gli occhi, due bottoni appesi a ciò che resta, potessi prenderli tra le dita e dirti: indossali, e adesso guardami con quelli, nuda, come non mi hai mai vista. Visto che siamo ospitati da un argentino, si intitola Mi Buenos Aires querido. Baires è il nome con cui di solito si chiama Buenos Aires, Baires. Baciamoci come da piccoli, di baci imperfetti. Inventiamo una storia che non sappia di streghe, di orchi, di addii e di inutili attese. Facciamo un bambino di carta che abbia le mani dei tuoi versi leggeri e le mie labbra imbronciate all'ingiù, appese alle ombre di qualche pensiero. Facciamo mattino, mi Buenos Aires querido, la madrugada, un'alba increspata di gioia, mentre mi spoglio delle parole più cupe sotto il cielo cobalto dei tuoi occhi. Sono un puntino di luce impazzito, fosforescente, e tu stringimi ancora, forte, case corrientes, la luna affilata è una lingua tenera che si muove fra le cosce spalancate dell'universo. Facciamo l'amore come una festa di sguardi monelli che si rincorrono, miele e carezze negli angoli tiepidi della notte. Giochiamo a nasconderci per riscoprire un poco spauriti dietro a un sorriso di inchiostro e di nuvole, l'Argentina e l'oceano, i nostri nomi, dimentichiamoci in una promessa, mi Buenos Aires querido. Un manifesto, e si intitola Manifesto che non mi piace. Non mi piace la musica classica, lo so, è grave. E le mani indecise e fredde di quegli uomini che si sono inghiottiti a forza il manuale tascabile del gran seduttore. E t'accarezzano, ti toccano, chiedendo: ti piace? Ad ogni gesto che muovono incerto fra le cosce, frugandoti rapaci. Dicevo, non mi piace la musica classica, è imperdonabile, chiaro. E gli sguardi accartocciati fra i seni che ricadono come per caso, implodono, insistenti, al centro delle natiche. Un'esecuzione prevedibile, maestro. Non mi piace il pretesto delle voglie a buon mercato da soddisfare. I corpi svestiti d'amore che si scambiano lacrime biologiche e sudore e il feticcio di piccole morti, squallide, meccaniche. Non mi piace la musica senza parole. Mea culpa, ma non so che farci. E anche i silenzi prolungati, ininterrotti, e lo sfregare ruvido della pelle contro il vuoto di occhi vuoti. Non mi piace sentirmi sotto esame, le domandine d'approvazione finali del tipo: cara, sei venuta, vero? Ma perché, scusa, andavo verso una precisa destinazione? Non mi piace non chiamare le cose col proprio nome, e le volgarità gratuite, e le parafrasi, le frasi fatte, i trucchi pirotecnici, le mascherate, le simulazioni, le aspettative da soddisfare, le ansie da prestazione, la perfezione a tutti i costi. Non mi piace io che ascolto Mahler, sinfonia numero 8, e dico: che meraviglia, l'adoro, sfilandomi il vestito, sfoggiando un completino intimo di raso nero e pizzo che mi punge così ridicolo, giocando che sono come un tu, qualsiasi mi vuole, uno strumento, un balocco di piacere che non mi piace, dicendo sì, ancora. È un miracolo se le donne sono così belle, nonostante tutto questo schifo. Rimangono belle anche disegnate per migliaia di anni, come negli affreschi di Pompei. Se riesci a descriverle bene, le leggi e si creano dentro di te. Sono belle come prati di camomilla, sono belle anche se lasciano impronte. O il loro profumo, involontariamente. Sono belle se ti rifiutano, se si girano dall'altra parte o non rispondono. Poi a volte diventano bellissime,
quando per qualche ragione decidono che gli piace, per qualche loro ragione. Adesso il cardatore che c'entra. Vabbè, leggerò. Questo è un po' strano. Ho fatto un corso come cardatore di lana. Praticamente si tratta di far uscire la lana dai materassi vecchi per metterla poco a poco sul cardo e pettinarla coi denti di ferro di questo strumento fino a renderla morbida. Purtroppo non ci sono più materassi di lana, ma è pur sempre un mestiere. Al posto della lana cardo i capelli delle signore. Ho una saletta in cui ho messo un divano da psicanalista e ho tagliato il poggiatesta incastrandoci il cardalana. Oggi ho cardato i capelli di Fatima. Come funziona? Ha detto appena entrata. Guarda, è semplice. Ti risiedi su questo lettino, appoggi la testa lì, come dal parrucchiere, e poi ti cardo. Il resto lo è letto, no? Spero che con la cardatura tutti i miei nodi vengano al pettine. Insomma, ho letto questo sul Depliant, aggiunto. Tutta precisina, educata. Bella da farti male. Hai letto anche la tubi del Depliant? Mi ha risposto di no. Ne ero sicuro, le foto sono esplicative. Caldarsi i capelli è un atto di sacrificio. Te li sentirei strappare. E non credere che basti una sola cardata per trovare i tuoi nodi. Fatima si è guardata attorno. Il mio diploma di cardatore appeso alla parete. E le specializzazioni in greggio di pecore del peggio. Io l'ho letto il lato B. Se bella vuoi apparire... Vorrei guarire da alcune mie fisse, ecco, sono venuta da lei per sentirmi libera di urlare, pensavo fosse sottinteso. Fatima si è distesa, ho preso i suoi capelli lunghi tra le mani, come una pasta fresca appena fatta in casa. L'ho posati tra gli aghi duri e arrugginiti del cardatore. Alle prime oscillazioni del basculante, Fatima ha stretto solo un po' i denti e gli occhi. I suoi capelli stanno cominciando a sciogliersi e a gonfiarsi. Sta uscendo un nodo, spingi! Ho detto cercando di infondere il coraggio. Minchia che ansia! Ha urlato. Era un nodo veramente bastardo, grosso. L'ho afferrato con un braccio, spinto fuori dai suoi capelli. Ho preso quell'uomo nudo per i polsi. Non scappare, brutto nodo di merda! Gli ho intimato. Fabrizio, ancora tu, lasciale Fabrizio! Una storia complicata. Ho lasciato Fabrizio. Questa labilezza era tra di loro. Hanno cominciato a ballarsi. Quando escono questi nodi vado sul balconcino del mio studio e tiro aerei di carta al balconcino di fronte. Quando entrano in casa la signora di rimpettaia rimane sempre stupita. Ho sbirciato dei vetri. I due si stavano baciando. Ho fatto partire il tassametro. Sono pur sempre un professionista. Di riserva. Qui è dove il tempo ci ha costretti a un sogno in miniatura, ad abbandonare la dorsale incerta del domani, a procedere, occhi a terra, respiro breve, soli. Dicevi del coraggio, è vero, ma anche l'odio, sai, è un pungolo, la spinta propulsiva a non demordere, finché c'è odio c'è speranza, a non dimenticare. Basta sostituire la parola amore, logora e blasfema a questo doppio girotondo di vocali, un cerchio, un cappio ripetuto fino all'io. Ed è da questo tempo di riserva e con la stessa intensità di prima che adesso esercito la cura. Odiarti, deluderti con gioia, la mia, lasciarti prigioniero del presente, identico a te stesso, immobile, negarti, infine e ancora, al mio futuro. Poi il cuore. In ultimo, strappami via la mente. Ricorda di starmi sulla pelle, in verticale, premendo come peso a piombo tra le cosce, sullo sterno, aderendo bene al solco vivo del volto. Ondeggia sempre dalla parte opposta alla mia direzione. Non cedere alla tentazione di un rotondo abbraccio, mantieni la tua forma, la linea nera di demarcazione. Chiudi sempre ogni porta. Si capisce che se scappo, tu non puoi restare. Del resto non si è mai vista un'ombra senza nulla da macchiare. Le ultime.
E poi passiamo alla seconda fase. Qual è la seconda fase? Il libro. Ah, ok. Per congedarci una poesia. Ah, sì. Eri così bella che non avevo nulla da dire. In quel punto in cui gli alberi hanno voglia di fiorire, la tua pelle era più forte di ogni fiume, delicata come un cancello caduto sull'erba. Qualcuno ha chiuso la porta per un po'. Come sono piccoli i petali, mentre ammazzano il pranzo nei mattatoi. Le unghie non dovrebbero chiamarsi unghie, è un nome troppo brutto. Non dovrebbe chiamarsi cranio la tua testa, non anatomia. La nostra gioia, un caffè che viene su. Preferisci quello senza caffeina? A livello di atomi non sei mai andata via. E appari come il suono di un sax, come il friggere di un urlante. In questa pelle nera tesa come un tamburo, il cielo profondo, pieno di respiro. È ancora una storiella. Dicono che io e Zucca siamo dei dormiglioni, ma noi riposiamo spesso perché non abbiamo mai riposato così profondamente. Ho conosciuto Zucca al Festival dell'Oriente, in mezzo alla confusione di chi brulica in cerca di novità. Lei se ne stava lì a prendere i suoi bonsai, a presentare. Deve passare di acqua sporca sotto i ponti prima che questa diventi trasparente e comincia a scorrere con la calma delle anatre e dei giunchi di bambù. Zucca era l'affluente incontaminata. Appena l'ho vista sembravamo così distanti, ho osservato i suoi bonsai, in particolare un cotogno appena fiorito, come gli occhi delle giapponesi, che sembrano sempre sul punto di sbocciare. Per farla breve, ora io e Zucca siamo insieme. Si è fermata qui, a tempo indeterminato. Ci siamo presi bene. Mi ha potato i capelli e vaporizzato la cute secca. Mi ha trattato come un bonsai mezzo andato. Mi ha travasato e ora ha detto che possiamo riposare. Io mi affido alla sua saggezza orientale e così riposiamo. Sul nostro tatami a due piazze. Quando usciamo per comprare del cibo, i miei conoscenti fanno battute sceme. Ti sei fatto i soldi che sei sparito? E stai con una giapponese come John Lennon? Occhio che poi è finito sparato! Ma lei traduca tre cose. C'è stato lavoro da fare in questo mare che ingesse ricordi e li butta nel catrame. Così ritorniamo subito a riposare. Lei mi ha detto che il dono più bello dell'amore è smettere di dormire e incominciare a riposare. Perché smetti di cercare tante cretinate e chi ti ama accoglie la tua fatica e ti fa riposare fino a quando sei riposato. Sembra scontato, ma lei riposa con me. E anche se è già abbastanza riposata mi aspetta. L'anima non ha fuso orario, sorge a levante e ponente, anche mentre dorme e guarda Zucca. E lei è tutto così essenziale, così ben riposto. A volte poso il mio volto sulla sua schiena, osservo i suoi capelli lunghi e neri e sulla pelle bianca. Si arrossa facilmente se la carezzo con la mia barba ruvida. Mi riposo nel suo tepore, mi riposo mentre facciamo la spesa e mi bacia, con quel sapore che scivola sulla paura, la bonifica. Sono una palude limpida tra le sue braccia. La Zucca in giapponese significa il profumo del domani. Visto che si è parlato di Giappone, vi leggo una poesia che si intitola Il tuo neo in Giappone. Delle stampe e dei dipinti giapponesi, in posa quieta, spalmati alle pareti del museo, mi resta in mente, per contrasto di ironia, la puntiforme oscurità di quel tuo neo, comparso all'improvviso, ammirando i fiori di ciliegio in riva ad uno stagno di Ueno. Il tuo neo in Giappone. Piovuto tra una fitta di dolore e la spinta, acuta e cieca consapevolezza, che sa di solitudine. Tra fiori di ciliegio al vento, il tuo neo è un segno di chiusura. Io lascio indietro tutto il tempo che si fa rosso e ocra e cristallizza in acqua mossa appena oltre le ciglia. Baratto il cielo blu sbeccato di tanto inferno con le 12 ore del mondo fluttuante. Misuro cauta le distanze. Un quarto di poesia, da qui ad un tuo bacio, godersi le peonie del cortile, e poi un tuo abbraccio. E quando scolora il sole, in punta di lingua, da barba a guancia e ritorno, al nero, a terra, cadranno via difese e maschere. Io voglio quel tuo neo, prima tra le labbra, e poi a macchiarmi il bianco delle cosce, per concludere, se resta spazio nel finale, tra i versi dell'ultima poesia, che scriverò per te. Quando?
saluto con un testo che si intitola Fotografia. Scatto una fotografia in questo pomeriggio di fine agosto, sole alto e vento che penso al cielo come al lenzuolo tutto bianco che sa di fresco e buono. Ti dico di sorridermi e ancora osservo come da dietro a un telescopio fatto di parole terse e lucide il tuo volto. Non ti ho mai detto che a volte non riesco a non guardare le tue labbra che stanno silenziose, incorniciate dalla barba, così squisitamente chiuse che invitano alla guerra, fuoco e fiamme, ai morsi. E tu, sorridimi per i giorni che verranno, fissiamo sguardi, gesti, le prime danze intorno al centro di noi stessi, le stanze dei musei che visitiamo, i passi per le vie della città, le mani che si sfiorano, lo stesso libro che leggiamo insieme, una pagina tu e una io, i fiori secchi raccolti chissà dove e portati in dono, i segreti mai ascoltati che poi diventeranno fazzoletti lisi, quando un domani, che non sappiamo quando, avremo solo questo, l'archeologia futura di un amore, di cui raccoglieremo i pezzi, e ci confonderemo spesso tra le ere del prima e dopo. Sarà successo forse come il sogno, o non sarà successo affatto? La storia, dopo tutto, è un racconto un po' sfocato, rammendato lasco, da tempo e da memoria. Adesso scattami tu una foto, in questo pomeriggio di fine agosto. Ti sorrido mentre penso. È strano, come ogni inizio sembri già una morte, perfetto e infinito. Grazie. Foglietti? Foglietti, avete? Sì, avete ancora tempo. Clorido proteggi le librisse e bacia bolle imperfette. Non confondiamo. Lasciare gli aeroplani nel balcone della vicina, un'ombra senza nulla da macchiare. Le unghie non dovrebbero chiamarsi unghie. Mi piacciono le piccole cose, come questo teatro, le tazzine nella vetrina, le palline del pluriball, le piccole cose come le parole, perché ne custodiscono e da esse nascono grandi storie. Wow, wow. Che poeta! Beh ragazzi, potevate venire voi a lei. Facevamo un reading. Fatti amica la città in cui vivi. Chi mi ama, ama la tua fatica. Chi ti ama, ama la tua fatica. Bravi, grazie. Il niente non è mai banale, baci imperfetti, corpi svestiti d'amore. Le donne strane riescono ad entrare dappertutto, anche negli uomini. Le cose che non servono a nulla sono pericolose, possono diventare più necessarie delle cose che servono a qualcosa. Le mani migliori che ho. Ho bisogno di carne leggera fra tutte le pesanti parole degli spiriti. Accovacciato ai piedi del poeta è il cane, che vogliamo presentarlo, come si chiama? Sal. Non ho sempre qualcosa da dire. Sedimentazione. Prendere spunto dal passato, per poco, ma poi buttarlo via. Ma dove va a finire? Vabbè, cerchiamo di completarlo nel frattempo, sennò... Però lei che si è rimaste fuori, ci devo organizzare la prima volta che lo facciamo, quindi la diretta. È bellissimo! Era quello, no?
che non abbiamo letto alcune, quindi sono qua c'è un altro, sì. Qua c'è una ah. Il figlio di casa, la casa e di chi l'abita, che è un po' fuori scritto, sì. E poi questo qua è un'altra parte, poi c'è un testo anche di Giacomo qua dentro, però insomma cosa bisognerebbe guardare, bisogna guardare con calma, cioè uno deve guardarselo mettere. Man mano andiamo avanti, diciamo, sì. Prima sperimentazione. Ci organizzeremo. Abbiamo già fatto una volta in cavallerizza, ma con una forma, diciamo così, di laboratorio, performance, non so come dire, in cui abbiamo lavorato poeti e scrittori con loro, ma ad un tavolo per alcune ore, quindi creando lì questi libri. E è la prima volta che, diciamo, tra le parole e le loro immagini, diciamo, ci sono altre persone. E abbiamo chiamato, diciamo, questo esperimento noi del mio gruppo, della mia associazione, che si chiama Alta Fantasia, Visioni di Parole, e questo si chiama Interazioni, il nostro movimento abbiamo chiamato così perché abbiamo così questa tendenza a catalogare noi che scriviamo, no? Quindi Visioni di Parole, Interazioni 1, e questo appunto è la prima volta che lo facciamo ed è il numero 1, grazie a tutti. Abbiamo dei testi fantastici, abbiamo dei testi. Poi il testo in forro. Grazie. Quindi faremo un libro per Teresa. Teresa, abbiamo la betta. La poesia. Un buono sorpresa, gente. Come segue? Dai. No. Questo posto è una poesia. Fatta con le mani. Infatti. Voglio ringraziare perché io faccio ceramica, questo non c'entra niente con me, e nella idea del teatro è stato Andrés. No, sì. L'abbiamo fatto insieme, a parte che è iniziato tutto come un gioco, è quello che... Da un giorno all'altro mi ha detto, Andrés fa il teatro, così proprio, è stata una cosa... Sì, e tu eri spaventato. Io mi sono spaventato. E così è venuto fuori questo teatro un po' giocando, che è solo cartone, carta vecchia, con cola. Sì, poi vi cose ricattate dell'immondizia. Tutta roba raccattata dall'immondizia. Anche lo specchio. Tutto dell'immondizia. È mano d'opera. È mano di opera per tanti amici, tante persone che si sono entusiasmati con questo gioco, con questo qua. E poi man mano si evolve, man mano che... Vediamo dove finisce. Grazie. Sono 4 per il battesimo del teatro. Ci sarà Marco Mantelli, un cantautore, qua, a allegrarci il teatro e le strade. Quindi se volete venire siete anche benvenuti, ci sarà ancora del vino. E domenica sempre Vinco Aglio, Cascina Chinco. E dopo domani c'è la presentazione di una rivista che si chiama In Pensiero. Di Roma, da Roma arrivano, quindi fanno una specie di performance anche loro. Non so bene cosa faranno. Lo scopriremo. È martedì c'è un varietà fatto da poesia viva. Venite, fatti della gente che ha dato soprattutto una mano nella costruzione del teatro, quindi siete invitati a vederci. Anche lui c'è in scena, siamo tutti, anche io, e pronto ci sarà anche Ella, sì. E via. Analiscia, andiamo bene, no? Andiamo bene, dai, venite là, venite nel retro, se... Esatto. Bisogna fare anche un applauso alla persona che ha organizzato il tutto, ah, che sì. È Maria Brescia, certo, Maria. Finite, prego, passate tutte la stroll shop dai.
Thank you.